Ciao a tutti, è un piacere potervi riparlare, finalmente. Sono di nuovo al mare per qualche giorno. Quello di cui vorrei parlarvi oggi è Affinity Publisher 194, che è una beta. Io oramai la sto usando da varie settimane, per cui penso che l'uscita possa essere imminente. È probabile che ne esista già una versione superiore rispetto a quella che sto testando io, ma siccome per i miei scopi va benissimo, non ho avuto modo di provarne altre. Voglio farvi vedere essenzialmente, che cosa fa, che cos'è cambiato. Hanno dichiarato che hanno fatto un grande lavoro di stabilità nella gestione della memoria della CPU, ed in effetti, per quanto mi riguarda, ora siamo su Mac, l'ho già testata anche su PC. I problemi che avevo a questo livello, avevo dei problemi enormi, sembrano effettivamente in gran parte risolti. Allora, questa è la versione 1.9.3, quella che stiamo usando tutti, pubblica, e poi appunto abbiamo questa beta che è scaricabile dal forum, per chi è iscritto al forum, che è la 1.9.4. Io adesso sto usando 1.9.4.10.82. Quello che fa la differenza è aprirsi il pannello di monitoraggio attività, in cui vediamo l'utilizzo della CPU e l'utilizzo della memoria, che sono essenzialmente le due cose in cui Publisher stava facendo un gran casino, e penso tutto il motore Affinity, perché il motore di Publisher è lo stesso di Designer e di Photo. E notare come su questo Publisher questo problema si sia risolto. Io ho notato che ho dei seri problemi quando lavoro su dei file, tra virgolette, pesanti. La pesantezza può derivare dal numero di pagine, oltre a un certo numero di pagine e di materiale collegato, sembra che si superi una soglia dopo la quale diventa tutto difficilissimo, a tal punto da avere publisher che non si muove più, oppure il numero di immagini incorporate, oppure, come sto facendo io sto addirittura incorporando file di publisher dentro publisher per rendermi più semplice un tipo di flusso di lavoro che ho studiato ad hoc per un'azienda. Ho il permesso da parte di questa azienda di lavorare sui loro file qui in diretta, in modo che possiate vederli, e quindi diamo un'occhiata alla cosa. Lavoriamo adesso in 1.3 e vediamo che succede. Io aprirò uno di questi file pesanti. Partiamo prima però da un po' più lontano, ovvero da questo file che è un file di etichette. Allora, le apriamo nell'1.9.3. Ok, queste sono etichette prodotto, che hanno una peculiarità. Come vedete, ci sta un po' a mostrarci l'anteprima. La peculiarità di queste etichette è che vengono generate automaticamente da Affinity su una base dati che ho lavorato in Google Fogli, che sarebbe l'Excel di Google gratuito. Allora, in pratica, ho generato, in accordo con questa ditta, al loro interno c'è una persona che va ad editare i contenuti dentro i file di Google Fogli. Non ho pensato, beh, qui c'è mio figlio che fa ricerche di giocattoli, non ho pensato di aprirmene già uno, ma sarà semplice raggiungerlo. Andiamo dentro Google Fogli e apriamo una base dati. Ad esempio, queste etichette sono i Fruity Mix. Praticamente abbiamo una serie di gusti che corrispondono esattamente alle 30 pagine del mio documento. Questi gusti sono all'interno di questi fogli Excel. Questi fogli Excel hanno 200 celle cada uno. In queste celle vengono archiviati tutti i dati tecnici, dal numero del codice a barre, alla quantità di zuccheri, alla quantità di grassi, alla tipologia di prodotto, alle istruzioni in italiano, in inglese, in tutte le altre lingue necessarie sull'etichetta. La scheda di Excel fa i calcoli, per cui la Nutrition Facts, che è la scheda che serve sul mercato americano, o quest'altra scheda nutrizionale, che è quella che serve sul mercato europeo, sono generate direttamente da Excel, andando ad inserire solamente i dati necessari a mano, e poi i calcoli per riportare queste percentuali vengono fatti dal foglio Excel, anche i calcoli per gli arrotondamenti, che sono sempre un po' un pasticcio. Stessa cosa per i nostri valori qui.
Tutto quello che vedete qui, quasi tutto, perché alcune cose ho preferito metterle direttamente nel master per semplicità, arriva da quel foglio Excel e quindi io posso in un attimo ricostruire queste etichette. Su nuovi parametri il cliente decide che queste etichette vanno ridimensionate per un prodotto più piccolo, io posso ricreare tutto questo sistema automatico che, come vedete, si carica i fogli di Excel e ricreare queste etichette su un formato più piccolo. Addirittura le immagini possono essere inserite dentro i fogli Excel. Abbiamo tutto un sistema che si basa su Dropbox e ho fatto queste celle gialle che mi sono più comode, e queste sono le immagini. Qui carica l'immagine del QR, qui carica l'immagine del codice EAN, qui carica l'immagine della bottiglia per la scheda tecnica relativa a questo prodotto e qui carica l'immagine frontale della frutta. Quindi anche le immagini vengono inserite direttamente dal sistema. Non c'è nessun codice particolare che ho adottato, tutto questo avviene tramite l'unione dati di Affinity, che poi forse un giorno vi spiegherò, ma è materia complessa e ancora piena di bug, quindi è veramente difficile andarsi ad addentrare qui dentro. Ho dovuto aggirare una serie di ostacoli infiniti per avere questa cosa funzionante. E quindi nel nostro master vediamo appunto questo master un po' scombinato, in cui praticamente il master ci comunica che tipo di cella sta andando a pescare da inserire in questo posto, oppure ci fa vedere adesso già un'icona sostitutiva dell'immagine che comparirà in quella posizione. Allora, questo per quanto riguarda le etichette, ma non finisce qua, nel senso che queste etichette hanno bisogno poi ognuna di una scheda tecnica in inglese e in italiano, ed è per questo che incorporo direttamente i file di Affinity dentro ad altri file, per avere delle schede tecniche che possano mostrare queste etichette senza dover esportare un PDF ed importare un PDF come avrei fatto una volta. Andando a vedere cosa sta facendo Affinity adesso, sono curioso di vedere. Affinity Publisher non sta succhiando un granché di risorse, 3 giga di memoria, direi che se la sta cavando. Questo tipo di file per lui è semplice, anche se stiamo ancora usando la versione vecchia di Affinity. Quello che non è semplice invece è la scheda tecnica. Allora andiamo a prenderci la scheda tecnica di questo file. Scusate, qui c'ho un po' di pasticcio nell'archivio. Scheda tecnica di Fruity Mix. Ah, questo file qui forse non è ancora tra quelli più pesanti, però praticamente fa un lavoro simile ma più complesso, nel senso che nella prima pagina ci mostra tutta una serie di dati relativi al prodotto, tra cui appunto la foto della bottiglia che, come dicevo, viene sempre pescata tramite il file di Excel che ci indica il percorso e Affinity è capace di andarlo a trovare nelle cartelle. La prima pagina quindi ha sempre foto della bottiglia e altre informazioni che non erano presenti in etichetta, ma che sono comunque presenti nel foglio di Excel che è stato compilato. La seconda pagina invece ci mostra l'etichetta. Questa etichetta è il file di Affinity trascinato qui dentro, il file delle etichette che abbiamo visto prima. Io scelgo quale pagina mostrare, in modo tale che automaticamente questo file si aggiornerà ogni volta che l'etichetta viene aggiornata. Le etichette non sono mai definitive quando si tratta soprattutto di prodotti alimentari di questo tipo, sono in un continuo divenire. A un certo punto un certo prodotto va eliminato e quindi va sostituito con altro, l'etichetta deve cambiare dati. Per questo avere una base dati univoca, unica, solo in Excel ci rende il lavoro più semplice, perché dovremo andare a cambiare dati solo in quel punto e tutti gli altri documenti che veicolano le informazioni relative a quel prodotto automaticamente si aggiorneranno andando a pescare i dati nuovi. Così anche questa etichetta, quando si aggiorna, viene direttamente mostrata già nella sua fase nuova. È importante a questo scopo, se non, già non lo sapete, andare in preferenze e nella preferenza generale qui attivare aggiorna automaticamente risorse collegate quando modificate esternamente. Quindi quando io esternamente modifico questa etichetta, lui automaticamente l'aggiorna, se no dovrò aggiornarla a mano. Io preferisco che l'aggiornamento sia automatico. Qui abbiamo il doppio delle pagine perché ogni scheda ha quindi la versione con la prima pagina e poi questa seconda pagina, che fa già un po' più fatica il nostro Affinity, senza tenere presente di una variante notevole, molto importante. Se vado nel master, che come sapete si presenta un po' male perché molti valori, come vedete, li ho inseriti a mano nel master. Queste scritte ho preferito mettere nel master perché se dovessero cambiare domani le cambio direttamente io da qui.
mentre questi sono i valori che vengono caricati da Excel. Se vado nel master, io ho i livelli e nei livelli, come vedete, posso attivare l'inglese o l'italiano. Se io disattivo l'inglese e attivo l'italiano, l'operatore che lavorerà si troverà tutte le schede tecniche in italiano, che è comodissimo. Se invece io disattivo l'italiano e attivo l'inglese, l'operatore che lavorerà si troverà con le schede tecniche in inglese. Questa è l'altra cosa singolare di questa tipologia di file. Vediamo cosa sta facendo un monitoraggio attività. Direi che sta sempre cavando egregiamente con un basso utilizzo di memoria. Ah, ecco, aggiornato 4 giga e 11, va bene. La CPU va bene, sta andando tutto abbastanza bene, ma adesso facciamo una modifica sostanziale. Anziché aprire questo file che ha poi una trentina di etichette, quindi una sessantina di pagine, andiamo ad aprirne uno che ne ha molte di più, che è quest'altro file. Questo è un file molto più pesante, lo apriamo sempre nella nostra versione vecchia di Affinity. Beh, qui abbiamo una nota tecnica che mi sono scritto che mi deve ricordare certe cose. Questo file funziona allo stesso modo, c'è la versione italiana e la versione inglese, ma qui dietro abbiamo due etichette che vengono caricate, un'etichetta frontale e un'etichetta retro, e poi abbiamo due pagine, perché una per la versione della bottiglia in vetro e l'altra per la versione della bottiglia in plastica. Nell'etichetta cambiano delle informazioni, quindi noi dobbiamo avere tutte e due le pagine qui dietro. E qui abbiamo 55 prodotti, 55 per 3 fa 165, 165 pagine. Io sento che i processori stanno cominciando ad aumentare il loro flusso, e qui siamo infatti ad un utilizzo che varia dal 400% o 8 processori qui, quindi possiamo andare fino a 800. 600%, qui mi sta impegnando il computer a manetta. Questo è un i7, se fosse un i5 andrei lentissimo, ma quello che mi ricordo essere il problema è che questa memoria comincia a salire. Adesso siamo a 8 giga utilizzati e questa memoria esponenzialmente continua a salire. Non mi succede solo su questo file, mi succede su tutti i file che superano una certa quantità di dati. Adesso siamo a 9 giga di memoria, vedete, e continuerà a salire finché vi divorerà tutto l'hard disk. Io adesso ho 150 giga liberi, man mano che lavoro questa cosa qui sale, ma a un certo punto sale molto velocemente. Se uno comincia, intanto come vedete non è reattivo, io sì, adesso lo è già un po' di più, però sono momenti in cui uno prova a fare dei click e non riesce. Beh, adesso qui sto ruotando le pagine e funziona. Sì, vabbè, adesso è abbastanza reattivo, ma mi ricordo che in certi momenti si entra proprio in difficoltà, nel senso che tutto si ferma e si muove a fatica. Già si vede un po' qua che si muove a fatica. Guardiamo l'utilizzo, siamo ancora sempre siamo a 10 giga, ma qui continua a salire, arriva a 20, 30, 40 e vi devasta il computer. Ho visto tanta gente in difficoltà per questa cosa, magari anche senza la capacità di monitorare cosa stava succedendo, che a un certo punto non riesce più a lavorare sui file, magari pure con un SSD piccolo sul computer portatile che si satura velocemente. Io sto volutamente continuando a spostarmi di pagina in pagina e non salverò, perché sto facendo più casino che altro, ma vorrei che continuasse, oltre a far girare i processori che girano a una velocità esagerata, si sente dalle ventole, qui siamo sempre oltre il 580%, cioè non riusciremo più a fare niente. Qualunque altra cosa ne volessimo fare, qui è possibile che mi vada a scatti anche il video, forse, non ho idea. Adesso io non sto facendo assolutamente niente e questa roba qui si sta ciucciando il 500% delle risorse del mio computer e non sto facendo niente. Siamo al 600, cioè sono fermo. E qui lui si sta divorando il mondo. Questo è un serissimo problema di Affinity che ho riscontrato fin dall'inizio e che speravo comunque di riuscire ad aggirare continuando a lavorare su cose piccole, ma poi a un certo punto le cose grosse sono arrivate, per non parlare di un catalogo che mi faceva impazzire. Questo comunque non va bene. Andiamo a vedere la memoria. La memoria si è stabilizzata sui 10 giga in questo momento, ma io mi ricordo molto bene che lavorando a questo file a un certo punto cominciava a salire su tre computer diversi. Ho fatto la prova, quindi cominciava a salire finché io non riuscivo più a lavorare. Quello che voglio provare adesso è qui, tra l'altro, come vedete, questo continua a caricare cose.
Quando qui lampeggia vuol dire che sta continuando a caricare informazioni, esatto. Probabilmente aggiorna anteprime e fa cose del genere. Io adesso questo file qua lo chiudo perché so che mi ammazzerà il computer, non c'è alternativa e nella maggior parte dei casi sarò costretto a riavviare perché questi giga non si liberano, i giga che occupa. Quindi adesso chiudo questo file, non lo salvo e chiudo anche questa vecchia versione di Affinity sperando che i miei processori tornino a un regime normale. Se ci mette troppo, blocco il video e ricomincio. Vabbè, sembra avercela fatta. Ok, perfetto. È sparito questa cosa qua. Le ventole si acquietano di nuovo. E questa volta, dato che ce l'ho già qui aperto, l'194, provo ad aprire lo stesso file nella 194. Il file era questo. Ok, a parte che si apre più velocemente e lo salva all'istante, mentre l'altro, tra l'altro, non vi ho fatto vedere quanto ci mette a salvarlo. Ogni volta che si fa una modifica e si prova a salvare, si deve aspettare fino a 3 minuti. Mi è successo di aspettare perché si possa salvare il file e non vi dico con quali timori, tra l'altro, che tutto si inchiodasse magicamente. Ora, abbiamo aperto lo stesso file in questa versione di Affinity, a parte la reattività che non era un problema grave, però intanto siamo già molto più reattivi. Andiamo a vedere cosa succede ai processori. I processori sono al 300%, diciamo, sono di nuovo belli potenti anche qua. Sono al 300, vediamo cosa fanno. Io adesso sono fermo. Io sono fermo e il processore si è fermato, giusto? Aspettiamo il prossimo refresh. Voilà, io sono fermo e il processore si è fermato. Prima io ero fermo e il processore andava a 600. E quello era già un problema di surriscaldamento e dell'impossibilità di lavorare con altre applicazioni contemporaneamente. La memoria adesso è a 5,25 GB. Ci sta che la memoria su file del genere salga a 10, ho già visto anche 12, 13, ma non deve andare oltre. Se va a 20, 30, come succedeva in questo file qui, c'era assolutamente qualcosa che non funzionava. E tra l'altro non vi ho fatto vedere la prova, avrei dovuto, ma la facciamo adesso. Ah, io qui posso fare tutto quello che voglio, reattivo, mi sposto, non ho problemi, inchiodamenti molti meno rispetto a prima, quindi questa versione è molto più stabile. Quando volessi esportare questa cosa qua, io faccio il comando esporta, l'ho fatto da tastiera, ignora e continua, lo esportiamo in PDF4, faccio esporta, lo chiamo butta, così mi ricordo che questa cosa non mi serve, ci metterà un bel po' perché sono 160 pagine piene di informazioni, però come avete visto la procedura di esportazione è già iniziata e lui sta facendo quello che deve. Io annullerò perché non mi interessa esportare. Continuiamo a guardare l'utilizzo della CPU, assolutamente 1.9, niente, non si vede. La memoria sta salendo, ma vi confermo che si attesta poi sui 10 e non va oltre per esperimenti già fatti. Quello che voglio provare a fare è chiudere di nuovo questo Affinity senza salvare, aprire questo file nella versione precedente di Affinity 1.9.3. Ok, e provare adesso a fare esporta. Io adesso faccio esporta, l'ho fatto adesso sulla scrivania, sulla tastiera. E guardate il tempo che ci mette. Naturalmente abbiamo la rotella. Questo è assurdo. Andiamo a vedere cosa sta facendo qua. Andiamo a vedere. Tanto abbiamo un non risponde. Siamo già a 8 giga, solo per il comando che abbiamo fatto. Siamo a un uso esagerato della CPU, di nuovo, perché immagino su CPU meno performanti. Voilà, ce l'abbiamo fatta. È comparsa la finestra, ignora e continua. Non ho fatto il conto di quanto ci abbiamo messo, ma penso che ad un minuto ci siamo arrivati. Ma vi dirò che man mano che qui va su la memoria, non riuscirete più ad arrivare al comando esporta. Proviamo. Forse adesso che l'ha fatto, forse adesso diventa più istintivo. Sì, esatto, adesso va più istantaneo, voglio dire. Adesso va. Comunque,
I cambiamenti sono notevoli. L'altro cambiamento importantissimo è questo. Allora, come vi ho detto, io lavoravo con Unione Dati e nell'Unione Dati io decido quali fogli Excel importare e dove, ma i fogli vanno aggiornati a mano, nel senso che se io aggiorno quello che ho sull'Excel, qui non si aggiorna automaticamente, devo andare ad aggiornarlo qui a mano. Allora, io adesso voglio aggiornare il foglio numero 1, voglio aggiornare e come vedete ho dei problemi di tempo, sempre problemi di tempo. Poi voglio aggiornare il foglio numero 2. Ho anche qui dei problemi di reattività del software e non mi stupisco, va bene. Poi voglio aggiornare il foglio qui. Quello che dopo un po' succede è che si inchioda il sistema. È quello che dopo succede, si blocca di colpo, esce dal programma. Genera 4-5 fogli, aggiorno e poi si blocca. Qui adesso sembra che siamo già fortunati, però molto lento. Spiace che non riesco a farvi vedere il blocco per confermarvi quanto sperimentato, però fidatevi che è così. Forse questo è talmente lento che non si blocca. Ho sempre avuto l'impressione che il blocco sia dovuto al fatto che uno fa le cose velocemente. Comunque, questa è la velocità di aggiornamento dei fogli. E sappiate che mentre li aggiornate vi si bloccherà, che non è proprio divertente. Adesso proviamo a spostarci quando possibile. Come siamo a livello di consumi? Siamo a 14 giga di memoria. E la CPU che come al solito si attesta ai 600, ecco. Allora, io adesso chiudo tutto, chiudo senza salvare e chiudo Affinity, ok, e poi riapro questa scheda da qui. Andiamo nell'unione dati e proviamo qui ad aggiornare i fogli. Aggiorna. No, questo è stato un po' troppo rapido. Esatto, perché il suo tempo ce lo mette. Sì, diciamo che la velocità in questo momento non è il forte, neanche su questa versione purtroppo. Era la stabilità che volevo farvi apprezzare, ma a quanto pare non ce l'ho fatta a farlo inchiodare. Strano perché ho tirato tanti di quei pugni sulla scrivania nell'ultimo mese, ma niente, qui so che non si inchiuderà mai, qui posso andare fino alla fine e non si chiuderà mai. Purtroppo anche qui non è veloce, forse è leggermente più veloce, ma purtroppo anche qui abbiamo sempre una certa dose di lentezza e a quanto pare, vabbè no, l'operazione, voglio solo vedere dove ci sta spingendo, 200% e 9 di memoria, vabbè, però qui so che starà ferma lì perché l'ho già sperimentato. Comunque, niente, questo era solo per mostrarvi da una parte la potenza di questo sistema di unione dati, che non vi ho spiegato nel dettaglio perché è veramente molto complesso e qualunque approccio vi iniziassi a seguire sarebbe poi pieno di bug e quindi sarebbe veramente difficile, però si può fare, questo è per dimostrarvi solo che questa roba qua si può fare. E dall'altra parte il fatto che questa nuova versione di Affinity ha una stabilità pazzesca. L'unione dati la sto usando per un sacco di etichette. Adesso ho tutte queste etichette qui che vengono generate con l'unione dati, queste sono proprio tante. Ognuna di queste contiene valori completamente diversi e viene generata con l'unione dati. Il limite attuale è che non si può assolutamente utilizzare lingue che vanno da destra a sinistra, ma questo è il limite di Affinity. Per fortuna qui non ne abbiamo ancora, abbiamo l'Hindi, ma va da sinistra a destra. Per il destra a sinistra ho trovato un softwareino che per adesso mi aiuta, ma non può essere la soluzione del futuro. Però tutto questo si aggiorna da solo. Questa è la cosa più comoda, alla quale non ero ancora giunto io con InDesign. Queste etichette le facevo una per una. È anche vero che questa ditta è cresciuta a dismisura, le etichette sono diventate tantissime e aveva senso adesso trovare un sistema centralizzato e strutturato. Il fatto che funzioni con un software da 30 euro
di per sé è già molto interessante. Io qui riesco poi a generare un file di stampa perfetto con nero in sovrastampa come deve essere, senza problemi, con tutto che funziona con tre fornitori diversi con cui lavoriamo, ognuno al suo modo. E via dicendo. Quindi, io oramai sto lavorando con questa beta. Sapete che con le beta dicono di fare attenzione a non usarle per la produzione perché potrebbero essere instabili. Io a un certo punto ho dovuto per forza di cose cominciare a lavorare con questa beta. I file che salvo con questa beta li posso aprire con questa versione, non c'è problema. Speriamo di non trovarci in difficoltà nel futuro. Adesso era essenziale procedere così. E vi ringrazio e spero che in qualche modo sia stato interessante questo video, anche se appunto mostrava cose molto tecniche. Buon lavoro a tutti e arrivederci a presto. Ciao ciao!